Eh sì, avete visto molto bene. Stiamo parlando di Hearthstone. Questa sarà una versione speciale dove in pratica vi farò vedere una serie dove giocherò in free to play. Cercherò di scalare verso la mediocrità. Quindi una collezione di base ce l'abbiamo. L'intenzione è quella di non spendere nessun soldo vero per aumentare la potenza del mazzo. C'è la nuova espansione, quindi ho detto perché non cominciare da zero? Preventivamente. Ho comprato la carta migliore di questo gioco per fare questa cosa. Ovviamente inconsciamente l'ho fatto. Qual è la carta che ti permette di giocare con la nuova espansione non avendola? E io comincerei subito la mia scalata verso la mediocrità. Quindi, classificata. Purtroppo 20, ragazzi. Io volevo cominciare da 24, ma non è possibile, visto che questo gioco non ti fa scendere oltre il 20. Purtroppo, se no ci saremmo divertiti tanto. Quindi vediamo, ho preso frizzabombe, sì. Ho messo classica, sì. Sì. Vediamo un attimo che cosa possiamo fare. Allora, questo mazzo non lo conosco, non conosco nulla della nuova espansione, però da quello che vedo si basa su incantesimi di basso livello. Sì, questo che fa? Mette nella tua mano una magia casuale del mago per ogni magia lanciata in questo turno. Questo è veramente devastante. Sono il primo a partire, il primo a non fare nulla, il primo a passare. Facciamo partire l'aquilone perché mi sta sempre un po' antipatico. Allora, lui ha la quest, quindi non penso ci metterà molto a farla. Io devo essere aggressivo se voglio non fargliela fare in tempo, ma non lo posso essere. Se gioco lo scultore di Dune me lo distrugge tempo istant. Vedo che si prepara a lanciare qualcosa. Oh, un bello 1-4. Dopo ha 3 mana, il signorino. Io potrei tentare. No. Farei un potere e passerei. Voglio almeno lanciare un incantesimo col signore scultore di Dune. Oppure lasciar perdere. Potrei fare questo, è gratis. Facciamo fuori il 3-3. Vediamo 2-2 che lui ucciderà con backstab. Ah, mi dà un incantesimo a caso per ogni incantesimo che ho lanciato. Ok, vabbè. Dovesse avere il signorino, la leggendaria del ladro che si potenzia. Quello dovrebbe essere un po' buono. Ecco il backstab che vi avevo promesso. Me lo aspettavo. È pieno come nuovo di spari per tutti, per me e per il mio scultore. È per questo che me lo sono tenuto fino a questo momento. Prossimo entrare che costa 2 in meno. Questo costa 4. Sarebbero 2, 3, 5 precisi. Non mi va bene. Però posso fare questo. Posso fare codesto. E per sicurezza speriamo di far fuori. Oh, quello uno. Ed è costretto a sparargli adesso. A meno che questo elementale no. Questo elementale costa troppo. Va bene così. Vediamo che cosa. Sicuramente sparetto e 1-3. Un altro backstab se ce l'ha. Speriamo che sprechi risorse. Vabbè, comunque è una risorsa. Non mi posso lamentare, non è un backstab. Ecco, mette nella tua mano una carta. Ok. Devo fare 6 danni col potere eroe. Che posso fare tranquillamente? Ah, se quello lo giocassi a 2 mana, che cosa mi cambierebbe? Che fare? Una Che beata fare? mazza. Oddio,
Posso fare potere eroe, quello 2, ok, sono 4, 5. Potrei. Che Sì. fare? Facciamo così. Non so quanto sia conveniente. Questo infligge 4 danni se lo faccio. Se lo faccio una persona congelata, a una creatura congelata, ma non lo farò. Ok, inventate qualcosa a farmi fuori la 4-3 perché non ho intenzione di buttarmela giù. Se cali un cicciottoso io sto a posto. Mancano 5 attacchi col potere eroe. Questo che fa? Grido di battaglia, imposta le tue magie a 5. Ma che cos'ha in mano che ha lanciato questa? Oh. Dopo che hai giocato un segreto, infliggi. Non ho segreti. Non ho segreti neanche con voi, sappiatelo. Che Io quasi fare? quasi lo scambio tranquillamente però. Quando io in realtà potrei fare questo. Facciamo questo. Ok. Questo. Questo. No, potere eroe. Io direi potere eroe. Lui non sa, sì, potrebbe. Ok, perfetto. Se lui scambia, bene. Se non scambia, aspettiamo. Speriamo nell'arrivo. Ok, scambiato. Classico. Per te. Ma eravamo veramente così prevedibili le giocate dell'avversario. Vabbè che stiamo ai primi livelli, stiamo a livello 20. Ok. Cioè, ok, mica tanto. Sì, un po' vuoto in effetti, eh. A vuotissimo, signori. Noi, la nuova magia. Sì, ma lancia quello che ti pare, tanto non c'è niente. Pure. Ma. A vuoto. Che bella sta La cosa. mia mano è piena. Pure. Vabbè, ti sei rovinato da solo. Ma c'è, cioè, ma perché. Perché dovresti vincere, spiegamelo. Per la forza del bucio. Perché costa 8? Ah, sì. Sì, ora ricordo. Non siete pronti per questo. Toh, ti ho dato altro materiale da La mia mano distruggere. è piena. Ah, bello il backstab. C'ho tutte e due creature con due di costituzione. Brucia il backstab. È qualcosa di sublime. Rimangono 3 poteri eroe. Abilità, precisione, perfezione. Che palle che sei. Va bene. Ok. Ok. Esco e vediamo cosa mi capita. Ha 2 danni magici fin tanto che è danneggiata. Ma io posso fare così. E vedere cosa mi capita. Oh, distruzione di massa, devastazione totale. Colonna di fuoco e pirosfera. Late game, aiutami a vincere. Anche se in teoria non mi Buddha serve. noiado, uno Ok, vastensis. 5. Lui adesso ha un'arma spietata. Attacca pure, è vero, perché è assalto. Prendo questo. Oh, è quello. È il caso di. È il caso di utilizzare la colonna di fuoco. Cala un'altra creaturina, dai. Fammi sto piacere. Che con 3 mi sento meglio. Invece no. Attacco in faccia direttamente. Ok. Poi. Ok, vabbè, scusatelo ragazzi, stiamo ancora al 20° livello. Rinviene una magia da 3 o meno. Allora. Sì, la rinvengo, quindi potrei anche sceglierla. Non è male. Non c'è quella che dico io. Dà più 2 questo, perfetto.
Facciamo una cosa un po' bislacca. Metto la signorina. Gli sparo. Tanto mi vale sempre per questo, perfetto. E faccio 3 danni ai sedili. Pro gamer. Ragazzi, minimo minimo mi spetta la 12ª posizione. Minimo. Faticheremo tanto per arrivarci, ma quella mi spetta. Ok. Tu questa me lo scambi tranquillamente con il tuo pugnale. Se il signorino si sbriga, magari è meglio. Pensa, a me sono rimasti da fare solo 2 poteri eroi. Se non dovesse distruggermi la 2-2, penso di usare la biosfera e cominciare a fargli danni. E basta. E non fare nient'altro. E ovviamente danni faccia. Se invece me la dovesse distruggere, speriamo in un top deck decoroso. Altrimenti... devi fare presto, signorina, perché in questo gioco non è che puoi perdere tutto il tempo che vuoi. Non siamo tutti i pro player. I pro player perdono 150 secondi prima di giocare al primo turno. A me non sembri questo, visto come hai giocato quel box. Ok, sei un pro player. Perfetto. Perfetto. Ok. Non mi conviene, visto che c'è l'arma. Facciamo così. Così il prossimo turno siamo tutti felici con Ragnaros per terra, sulla board. Ma sì. Devo fare più che giusto. Le battaglie infligge 6 danni se controlli un segreto, cosa che non hai. Vedo che ti stai dando la pazza gioia ora. Ok. Vediamo che succede, va. Ovviamente la magia da umana me la tengo. 4-4. No, direttamente la faccio. Bene. Distrugge un servitore nemico casuale, tiro mortale. Ma gli hanno cambiato l'immagine. A tiro mortale, sì. Ma che bella. È per quello che mi sembra, diciamo, quello è simile a tiro mortale, quella magia. Perché ho visto qualche gameplay. Non ci avevo fatto caso che... cioè, il potere era lo stesso. Ho detto, boh, se te verrai in un altro modo. E invece no, è proprio quello, gli hanno cambiato la grafica. Complimenti, Blizzard. Ok. Sto prendendo tante pizze. Ora che si fa? Devo rinvenire per forza un altro attacco di massa. Quindi devo giocarla. Non c'è niente da fare. Perché mi deve avanzare il mana per poterla lanciare poi. Ci riprovo. Madonna, la bruttezza di... io non c'ho segreti, penso. Le sculture di sabbia sono le migliori. Perfetto. Perfetto. Non so se ce l'ho fatta. Sotto che c'ha? 8. Io sto a 16. Dovrebbe avere 8 danni in mano. Non penso. Un'altra volta lui. È pronto pure. Dai, sì, considera tutta la partita. E allora lo gioco. Mi conviene giocarlo? Ma sì che mi conviene. Un cazzo di Ragnaros in campo. Quello ha pure Rush. Questo è fritto. Sono 8 danni ancora. No, sono 4 danni, sono 2 danni in più.
sto a 6. Lui sta a 20. Non ce la faccio. A questo punto vado a culo. No, non vado a culo. Mi arrendo. Basta, facile. Bene. Prima puntata partita benissimo. Giusto per farvi capire il mood delle puntate. Ovviamente anche questo mazzo non conosco. Io non conosco nessuno dei mazzi del nuovo frizzantissimo amico. Però vedo che c'è una missione. La missione è quella di evocare creature. Rivieni un servitore dal tuo mazzo, pesca tutte le altre carte se sono tre bestie. Ok, immagino siano bestie, visto che il richiamo del padrone è in un mazzo del genere. Il lupo della foresta me lo posso pure levare. Furto vitale, assalto non mi serve. Ok, possiamo partire così. Tanto primo turno occupato dalla mission. E leviamo l'aquilone, che non ci piace proprio. Ok, missione fatta. Vogliamo essere aggressivi? Assalto no, possiamo pure aspettare. Lui fa potere eroe. Mi costringi a giocare qualcosa. Vediamo che mi capita. Perfetto. Non mi serviva assolutamente. Però comunque è una 4-4 cicciottosa che lui dovrà buttare giù. Sappiamo che il cacciatore può farlo. Però devi comunque sprecare risorse. A me sta bene. Poi vediamo per i prossimi turni. Niente, devo comunque sicuramente fare il richiamo del padrone, sperando che lui non carichi niente di eccezionale, se no sono costretto a giocare gli assalti. Ma non credo ci sia qualcosa di eccezionale a 3 mana che abbia più di 4 punti ferita. Sì, probabilmente c'è. Eccolo. Ecco il signorino che pesca 3, ovviamente, vero? Sì. Ok, io potrei fare la stessa identica cosa. Facciamolo. Quante carte abbiamo? 7. Insomma, allora che abbiamo qua? Buono. Bella questa leggendaria. Ok, ho tutto. Ho fare board, ho creature cicciottose, carica. Perfetto, mi ha appena pulito la board. E però sta a 4. Quindi 6, no, starei a 8. Più 2, 10. Avrei la mano piena, cosa che non devo avere. Allora facciamo che gioco. Rantolo di morte mette nella tua mano? No, assolutamente, io non voglio riempirmi la mano. Gioco questo, portiamoci avanti con la missione. Finito. Perfetto, ti ho fatto il board per Unleash the Hound. Fallo, cosa aspetti? 3 bei mastini. Non ti convince? Eccolo. Parlato, signori. Faccio quasi paura oggi. Ok. Perfetto. Mai. Non sono mai stato così bravo a prevedere le mosse. Allora. Ovviamente questa non è. Non può essere. Potrebbe essere trappola infuocata. Non può essere l'altra trappola. Trappola esplosiva, scusate. Ecco, i nomi sono peggio di Atrix. E adesso riempiamo la board. Qua dovevi fare Leash the Hound, signori. Passo il turno. Ah, la mia mano. Allora no. Allora c'è ragione te. Sono pirla io. Con assalto. Ma se gioco questo hanno carica. No, sono pirla.
Niente, signori, diciamo Fammi che è la bravura del passare. dilettante, cioè nessuna bravura. Beh, bel 5-5 con salto, bravo. Mia mano è Perfetto. piena. No, che minchiata che ho fatto. Ho bruciato una delle carte più importanti, forse. A questo punto faccio così. Uno e due sicuro. Questo. E leviamoci questo tantro di Io morte. cascio da solo. 10. Stiamo a metà. Metà missione. Ha 17 carte. Ho giocato male la leggendaria, questo è vero. Però l'avrei giocata molto più in là. Quindi va bene così. A 6 posso giocare. Ah, a 6 potevo giocare questo. Vabbè. No, no, no. È meglio che mi svegliamo. Lui è incazzatissimo comunque. Molto incazzato. Potrei giocare questo. No. Quanto voglio andare avanti con quella missione? Beh, in realtà subito, quindi potrei fare questo. Questo. Ho visto che cosa hanno entrato, ma hanno pure assalto. No, ma fermati allora. Quanto siamo? 19, quasi fatta, signori. E io direi di passare. Non posso fare altro. Perso. A te. Hai un altro Unleash the Hound in mano? C'hai tante carte. Potresti avercelo tranquillamente. Eccolo qua, infatti. Ma mi sta bene, mi sta bene, mi sta bene. Tanto è inutile. Tanto è inutile. Cos'è? Infligge danni in movimento con un gigante salato 5-5. Benissimo, cioè 19. Ne basterebbe uno. Che entra sicuramente su quel mastino col mio attacco dell'arma e avrei il potere eroe. Ok, faccio potere eroe, attacco e poi la 5-5 come la butto giù. Vediamo che cosa esce da questo. Innanzitutto le battaglie ottiene più un'integrità se controlli una bestia, cosa che è abbastanza facile. Lo devo portare a 3. Io caccio da solo. 1. Perfetto. Segreto. Potere eroe. Ok, lascia a lui la decisione. A me conviene che lui cali adesso creature, ovviamente, e che mi venga faccia per farmi 5 danni. Non so se ha capito che segreto ho, non mi sembra, o forse sì. No. Sta provando a capire. Non è quello. Dai, che ci sei, bravissimo. E ora spenderà gli altri 8 mana. Bravo, bravo, sei stato bravo. Per essere il 20esimo sei stato veramente bravo. Ok. E ok, ci sto. Ci sto. Ora, un assalto ce l'ho. Un assalto ce l'ho. Però non mi piace. Faccio 4-5. Ok. Con carica addirittura.
Questo ciao. Proviamo anche la vince, a questo punto gli diamo faccia. Però ho fatto una cazzata, volevo farlo prima. Va bene, ci sta. Ci sta. Non giudicatemi. Ho pensato che questo gioco era molto molto indicato per il nostro canale. È un gioco elettronico gestionale. Gestionale, vabbè, si fa per dire. Comunque è un gioco elettronico che è molto simile a un gioco da tavolo. Anzi, si può dire che prende spunto da quello. Solo con delle meccaniche un po' random che nei giochi da tavolo non possono essere riprodotte. Quindi non c'è niente di meglio. Questo che fa? Grido di battaglia, evoca un servitore dalla tua mano, dalla mano dell'avversario, e lo attacca. Comunque un 6-9. Non lo so, non lo so. Fammi pensare. Allora facciamo così. Le battaglie più in attività se controlla una bestia. Questo lo possiamo giocare, questa è una bestia. Facciamo prima questo, peschino. Perfetto. Questa è una bestia? Sì, è una bestia. Quindi, 2, 2. Questo e potere loro. Io caccio da solo. E l'integrità che abbiamo guadagnato gliela diamo in faccia, anche perché è ora, è giunto il tempo di pushare, altrimenti evoca le tue bestie morte in questo turno. Però questo non è male. Arriva la grande. Oh, è arrivato Zuji. Perfetto. Che cosa fa? Mastini, 2, altri 2, poi 4 danni, subito, perfetto, però rinviene una cosa. Quindi il mio poco male. Di 5-5, un solo mastino. Quindi un'altra carta, benissimo. Quanto sta? 10. La sua mano è piena. Non può giocare altro. Perfetto. C'ha due cariche però. E due assalti. E che gli faccio, ma? Mi faccio due danni e avevo una bomba. Ma che ce la faccio? Sto nella cacca, come si suol dire. Ci provo? Ci provo. Uno. Due. Anche questo assalto, giusto, sì. Rimangono, tre mana. Gioco tutto. Speriamo in Dio. Oddio, aspetta. Se adesso faccio un po' di eroe, cosa che... No, lo faccio dopo, però... avrò... 4, 4, 3. No, 4, 4, sono solo quelli attaccano. Ok, quindi questo. Le due bestie? No, le tue creature, perfetto. Questo... Questo... E un mastino. Sono 6 danni in campo per lui. Che brucia un'altra carta, vabbè. Capita. Capita quando fai due richiami. Ah, la magia la rinviene lo stesso. Non deve fare assalto. È un male questo. È un male. Ecco la sua iena. Mi farà fuori il lupetto. Perché sprecare 5 danni che puoi fare poderosamente in faccia. Giustamente. Chi è arrivato? Devo giocare qualcosa con assalto. Che non ho. Sì che ce l'ho invece. Lo volevo in culà. Allora, io facciamo un danno a questo. Ok.
quello arriva a 6-4. Io che volevo fare? Ah, 3 più 2. Quindi questo mi ritorna in mano, giusto? Non mi ritorna in mano? Colpo di scena. Ma guarda che ha giocato. Topo e trappola di fuoco. Topo e trappola di fuoco, per forza. No, ce ne sono altre? Vabbè. Ma di che stiamo a parlare? Sono stramorto. E voglio le due bestie. Non le evocherò. Così, per sfizio. Ma sì, vediamogli pure i punti vita. Era cecchino, pensate. Ah, perché è stato creato. Allora adesso ha senso. Vabbè, io penso di salutarla. Ben fatto. Mi segui, signore. La puntata numero 0 di questa serie è andata un po' così. Andiamo a consolarci sbustando un po' di mazzi, anche se non penso che ci serviranno a breve. Però giusto per conoscere pure la nuova espansione e le nuove carte. E se vi piace come idea, fatemelo sapere, supportatemi con un like. Almeno capisco che la cosa vi potrebbe interessare. Qua trovo un portabevande che è molto interessante. Un 3-9 con veleno. Ma che siamo tornati a Naxxramas. E basta, che assalto grido di battaglia 3-5 è buono. Dai, subito di epica. Robusta è un'epica. Ci vuole. Eccola qua. L'ho chiamata. Mazza, oggi prevedo. Prevedo forte. Video di battaglia, copia una bestia casuale nella tua mano. Del cacciatore. Epica dorata. Così. Rantolo di morte. Ogni giocatore evoca il servitore con il costo più basso dalla propria mano. Che belle combo che mi stanno venendo in mente. Più basso dalla prima mano vuol dire che se io ho tutti alti ne calano 8. Ok, buona l'arsenale del cacciatore, l'abbiamo vista in gioco. E nonna, io a questo punto terrei le 200. No, compriamo. Ed eccoci qua, spostiamo anche questi due mazzetti. Perfetto, questo non so cosa possa servirmi. In questa espansione ci sono parecchie carte comuni molto interessanti, eppure rare. Benedizione del Farone è per esempio una di queste, che ancora non ho capito se è buonissima o così così. Andiamo a vedere le missioni. Devo vincere il sacerdote, giocare 10 carte sul carico che farò. Pure off camera, visto la facilità della cosa, e vinci 3 partite con mago e sciamano. Questo lo deciderà soltanto il signor Frizzabombe, visto che useremo questo per un po' di tempo, finché non abbiamo le carte necessarie per fare delle cose mattacchione. Voi lasciate un commento se volete consigliarmi come migliorare il format, mettete like se vi piace così, e noi ci vediamo al prossimo video.